Buonasera signore e signori, sono Esci 88, benvenuti anche quest'oggi con una nuova parte di Manager di Calcio. Andiamo a vedere, e qui ragazzi io non commento, vi dico solo, cioè di leggere il risultato. Leggete il risultato per tutti quelli che non ci credevano, per tutti quelli che dicevano 6-0 contro il Chievo ragazzi, 6-0. Javi Martinez, Juan, Ricky Alvarez, Milito, Juan, Javi Martinez. 66% possesso di palla, 9 per Javi Martinez che si dimostra Juan uomo partita, Javi Martinez che risulta praticamente uno dei migliori acquisti che io abbia mai fatto, mamma mia, e credo che lasceremo così la nostra formazione, anche perché affronteremo il Genoa, tra l'altro guidata da Just Hartman, che in settimana aveva fatto qualche offerta per Niang. Io però devo aspettare perché sto vedendo che le offerte che ho fatto ad altri giocatori, cioè per altre squadre, per altri giocatori, non mi danno niente. Quindi allora io... Allora, forte formulata da 3, Jean Guglielmo, per Juan Jesus, offerta fatta da AS Roma 19 milioni, e per Mbiang, io però, cioè io non è che non voglio, come si dice, che non voglio accettare. Il problema è che appunto a me non mi danno mai i giocatori, quindi io praticamente non darò i giocatori a loro, soprattutto uno come Juan Jesus che adesso mi serve, forse Mbiang perché valuta 20 milioni, però insomma mi hanno detto che Mbiang può diventare veramente forte. Adesso qua ho ricevuto un messaggio personale: se vuoi Florenzi mi devi dare Juan. Vediamo un po'. Certo, virgola, ti chiamavano Mino Raiola. Aspetta, si scrive così Mino Raiola. Aspetta, Mino Raiola. Sì, bene. Allora, ti chiamavano Mino Raiola. Contaci. Florenzi per Juan, cioè tipo, tu hai capito proprio come si fa. Poi Florenzi che tipo è un quarto di Juan, non mi interessa, grazie. E questa rifiutiamo probabilmente perché il Genoa l'affrontiamo la prossima settimana. Just Hartman. E ha fatto una buona formazione, guarda, cioè... Tipo in attacco ci avrà 40.000 persone. Guardate qua. Poi centrocampisti. Insomma, non è che era buona. Anche se uno volesse provare a fare qualche offerta per i suoi difensori, noi li abbiamo. L'unico che mi può interessare è Frey, ma tanto, cioè ragazzi, il nostro portiere non si dissanguerà per ora. Controfferta e... Mettiamo, spariamo la grossa, spariamo 25 contro offerta, va. Tanto. E a questo punto andiamo a vedere come si chiama? Nella lista trasferimenti un po' chi è possibile trovare. Sempre gli stessi, ovvio. Marche Gonzales. Sono sempre gli stessi, sono, ma io non voglio capire. Questi quando li vendono gli Epes? Hanno venduto Sharawi! Ma quando però? Il 21? Ma non è possibile, non è? Cioè, loro si vendono i giocatori. Quando provo a fare io le cose, chiaramente non mi danno niente. E vabbè, comunque sia, per ora restiamo un po' così, sullo stallo. Fiorentina che si sta rafforzando davvero, secondo me, cioè, è una formazione paurosa. Esharawi, Rossi, Jovic, Ljajic, Toni. Ah, ho fatto anche l'offerta per Cuadrado, me l'hanno rifiutata. Cioè, allora ragazzi, boh, io, ognuno giocherà con i suoi e festa finita, perché tanto è impossibile che, cioè, io devo solo vendere i miei giocatori e poi non posso comprare. Non mi diverto nemmeno, allora io tengo i miei.
E quindi questa parte termina qua, la prossima appunto contro Just Hartman del Genoa in trasferta. Spero che vi sia piaciuta. Come al solito vi dico votate, commentate, iscrivetevi. Un ciao da S88, ciao ragazzi.